L'antica civiltà indo ha origine nel terzo millennio avanti Cristo, dove i popoli, i pastori delle montagne, scesero vicino al fiume Indo e dove crearono le prime città. La civiltà dell'Indo, dove e quando? Pensiamoci, fu chiamata la civiltà dell'unicorno. 2 millenni prima di Roma, nella valle del fiume Indo, visse un popolo pacifico e senza re, con grandi città e una lingua che ancora dobbiamo decifrare. Si tratta della civiltà dell'Indo. Infatti, nel 1924, un grande archeologo chiamato John Marshall, con una scoperta sensazionale sulla riva occidentale del Basso Indo, portò alla luce i resti di quattro antichissime città databili più di 3.000 anni avanti Cristo. La scoperta svelava un aspetto ancora sconosciuto, e cioè l'esistenza di un'antichissima civiltà di origine esclusivamente indiana e non come si credeva di origine ariana. La civiltà abitava le rive del fiume Indo ed un altro antico fiume, ormai prosciugato, il Sarasvati. L'Indo nasce dall'Himalaya e, scorrendo lungo il continente indiano, sfocia nell'Oceano Indiano. L'antica civiltà dell'Indo si spinse fino a ovest, ai confini dell'Iran, a est fino a Delhi, a sud fino allo stato del Maharashtra e a nord fino all'Himalaya. Le città più importanti fondate lungo il fiume furono Mohenjo-Daro e Harappa. La civiltà dell'Indo si sviluppò a partire dal 2500 a.C. e durò fino al 1500 a.C. La sua decadenza fu determinata dall'invasione degli Arii nel 1500 circa a.C. Nella civiltà dell'Indo, nel 2500 a.C., nacquero grandi città, più di 70. Le più importanti, Mohenjo-Daro, 70.000 abitanti, e Harappa, 40.000 abitanti. Erano città indipendenti, con un re sacerdote e i suoi funzionari. Erano divise in città alta, la cittadella, e città bassa. La città alta c'erano le mura, i templi dove il sacerdote svolgeva riti religiosi, il palazzo del re, case eleganti, la vasca dove il sacerdote, prima di fare riti religiosi, si lavava nello scopo di purificarsi. Poi c'erano i granai, edifici pubblici, e si conteneva le scorte di cibo. Poi la città bassa era dove viveva il popolo. Le case erano costruite con mattoni cotti, le fondamenta erano di pietra ed erano alti 2 piani, con il tetto a terrazza. Erano vicini ai laboratori, agli artigiani e alle botteghe. C'era un pozzo per lavare, per farsi il bagno, e una vasca per le abluzioni, che servono per purificarsi. Poi aveva la rete fognaria, che ha le tubature sotterranee. Poi c'è la rete idrica, che di acqua pulita, non contaminata. Impianto urbano a scacchiera. Strade principali erano da nord a sud, strade secondarie da est a ovest, che formavano dei blocchi rettangolari. Le pianure irrigate dallo scioglimento delle nevi, dei monsoni, hanno favorito lo sviluppo dell'agricoltura. Il popolo indo si è stabilito vicino al fiume Indo perché estrarre pave e lasciare fango fertile e utile per coltivare. E si pensava che grazie alle opere idrauliche costruite abbiano favorito di coltivare il frumento, l'orzo, il riso, i legumi e il cotone. I cereali erano conservati in grandissimi granai che servivano a
come scorta per il cibo. Un'altra coltivazione era quella del cotone. Gli abitanti dell'Indo sono stati i primi a coltivare, tessere, filare il cotone. I contadini non lavoravano solo i campi, ma allevavano mucche, bufali, elefanti e li usavano per il trasporto e il lavoro nei campi. I fabbrigliografi dell'Indo facevano degli oggetti preziosi in oro e in lapislazzuli. Una pietra che si trovava facilmente nelle loro miniere. Lavoravano l'argilla con cui facevano i mattoni e la ceramica, che dipingevano con disegni floreali. Hanno ritrovato anche dei gioielli fatti con conchiglie e pietre preziose. Gli intagliatori usavano anche una pietra saponaria, che si chiamava così perché era liscia come il sapone. La usavano anche per fare i sigilli, così i mercanti segnavano il loro marchio sulla merce. Furono i primi a lavorare il cotone. Alcuni fabbri erano capaci di creare armi che mettevano nell'abbigliamento dei guerrieri, anche se oggi non ce n'è più traccia. Il commercio era facilitato dalle scoperte fatte da loro, come il carro tirato dai buoi e il battello fluviale. Ci sono anche notizie di navigazioni via mare. Questo fa pensare che gli scambi venissero in una zona molto grande. Vendevano anche perline, grandi vasi, il cotone e il bestiame. C'erano anche dei materiali che venivano dalle regioni lontane, che utilizzavano per creare vari oggetti. In mancanza di testi scritti, le credenze di questa civiltà possono essere ipotizzate solo sulla base delle rappresentazioni sui sigilli, con divinità o scene di cerimonia, o delle figure di terracotta, forse utilizzate anche per scopi rituali. Il popolo della civiltà dell'Indo era politeista, cioè credeva in tanti dei. La divinità più venerata era la Dea Madre, simbolo della fertilità. Gli antichi indiani credevano in numerose divinità che rappresentavano forze e fenomeni naturali come fuoco, sole e acqua. Le sepolture avvenivano in casse di legno ed erano accompagnate da una certa quantità di vasellame che poteva contenere offerte di cibo, testimoniando la credenza di una vita dopo la morte. Nelle sepolture sono presenti semplici ornamenti personali, mentre quelli più elaborati dovevano essere trasmessi in eredità ai discendenti. La società. Dagli scavi si è scoperto che le città erano ben organizzate e molto efficienti. Questo fa pensare che fossero governate da un re sacerdote, aiutato da funzionari. Altri studiosi suppongono che vi fosse una distinzione in classi sociali tra lavoratori e mercanti che regolavano la ricchezza del paese.
La scrittura rimane un mistero. I ricercatori infatti non sono ancora riusciti a decifrare la forma utilizzata da questa civiltà. Le iscrizioni trovate sui sigilli o sui vasi di ceramica non superano i 4 o 5 caratteri. I segni conosciuti sono 400, ma i principali sono 200. Si tratta di una scrittura ideografica e siccome le iscrizioni sono brevi, si pensa fossero delle firme. È possibile che vi siano stati testi più lunghi, ma non ci sono arrivati perché realizzati su materiale deperibile come foglie di palma o tele di cotone rese lisce e dure con acqua di riso. Ultimamente è stato scoperto un pannello nel sito di Dolavira che informa i viaggiatori sul luogo in cui si trovavano e dava loro il benvenuto come i cartelli delle nostre città. I sigilli erano piccoli pezzi di pietra con incisi disegni di animali come bufali, elefanti, tigri, unicorni e uri. Quando il sigillo veniva premuto con forza su argilla, creta o cera, lasciava un'impronta indelebile. Si pensa servissero a timbrare le merci. Forse indicavano chi le aveva prodotte. Per quanto riguarda la matematica, erano conosciuti pesi e misure in scala decimale per pesare il grano, per misurare e fabbricare mattoni usati per le costruzioni delle città. Attraverso l'astronomia crearono calendari per conoscere le stagioni e migliorare l'agricoltura e per attraversare oceani e terre disabitate. Importante è l'introduzione dello zero come numero e non solo come simbolo. Curiosità e invenzioni del popolo Indo. Negli scavi sono state ritrovate delle statuette di danzatrici, gioielli, strumenti per farsi belli e strumenti musicali che fanno pensare a un popolo che viveva agiatamente e in salute. Sono state trovate anche grandi quantità di giochi in ceramica, conchiglie e avorio. Il gioco più diffuso sembra sia stato un carretto di terracotta. Non si sono trovati carri di guerra o cose simili che confermerebbe l'ipotesi di un popolo pacifico e senza nemici. Altri giochi trovati sono dei piccoli uccelli colorati e un toro con la testa che si gira e una specie di scimmia che muove le braccia. Gli artigiani usavano tecnologie molto evolute come delle fornaci in miniatura per vetriare piccoli oggetti e trapani con le punte di un millimetro per la realizzazione di perle. Anche i bottoni risalgono alla civiltà della Valle dell'Indo. Venivano fatti con le conchiglie
erano usati per ornamento, ma poi a poco le persone hanno cominciato ad usarli per chiudere i vestiti. Verso il 1700 avanti Cristo si hanno la prima testimonianza della fabbricazione di perle di vetro, circa 200 anni prima che questo materiale cominciasse a essere prodotto in Egitto. Scomparsa, la civiltà dell'Indo scompare intorno al 1500 a.C. per ragioni ancora sconosciute. La fine di questa civiltà è molto misteriosa. Ci sono varie ipotesi, ve le dirò velocemente e mi soffermerò su quella più strana. Prima ipotesi: cambiamento climatico e scomparsa del fiume Fosse a seguito di un terremoto. Le città cominciarono ad essere abbandonate e gli abitanti rimasti sembrano aver avuto difficoltà a procurarsi il cibo a sufficienza. Seconda ipotesi, il processo di rapida crescita delle città e i sempre più frequenti contatti con altre culture possono aver portato a malattie infettive come le tubercolosi e la lebbra, che sono state probabilmente trasmesse attraverso le reti commerciali. Terza ipotesi, il declino della valle dell'Indo potrebbe essere stato accentuato anche a causa dell'interruzione delle vie commerciali verso altri paesi causato dalle popolazioni indoeuropee. Quarta ipotesi, invasione da parte degli Ari. Si ipotizza che ci fu un'invasione da parte degli Ari, popolazione indoeuropea degli Ari. Quinta e più strana ipotesi, la più misteriosa, nata a partire dagli scavi a Moenio-Daro, dove gli abitanti avrebbero subito una morte molto rapida, come se qualcosa di devastante e improvviso abbia posto fine alla loro esistenza. Tra le rovine sono stati individuati molti oggetti fusi e ceramiche trasformate in vetro. Inoltre ci sono prove non verificate di alti livelli di radiazione trovati nei resti dei corpi rimasti. Tutto questo è molto simile alla conseguenza delle esplosioni atomiche.